Buongiorno, ben ritrovati, vi auguriamo un buon mercoledì. Noi come sempre siamo pronti di buon mattino a allenare il nostro corpo e lo facciamo insieme ad Antonio Righe, il nostro personal trainer. Allora Antonio, buongiorno. Buongiorno. Che cosa bisogna mangiare la mattina, piccola curiosità, prima di sottoporsi ad una seduta di allenamento? La colazione è sempre in base allo sport praticato, a ciò che si vuole ottenere. Nel caso di una donna che vuole stare semplicemente bene, si può ricorrere a yogurt, cereali, frutta, sono delle ottime colazioni. Bene, se non avete ancora fatto colazione, seguite il consiglio di Antonio. Noi oggi continuiamo a lavorare sui tricipiti. Allora, posiziono il ginocchio sulla panca e la schiena è parallela al terreno. Non devi creare gobbe, cioè non deve essere a gatto ma a sciatore. Quindi così appoggi la mano come sostegno, il gomito lo posizioni vicino al corpo e adesso con il gomito che fa da fulcro spingi dietro, vai dietro, butti fuori e ritorni in avanti. È facilmente eseguibile con un piccolo manubrio o una bottiglietta dell'acqua se non si dispone di un manubrio. Per chi soffre di mal di schiena è consigliabile? Non ha nulla a che vedere, stiamo allenando un altro gruppo muscolare, ma nel caso di questa posizione serve proprio a salvaguardare la schiena, proprio perché col ginocchio appoggiato, la schiena messa dritta parallela al terreno e il braccio da sostegno serve proprio ad evitare che la schiena venga coinvolta e che ci possa isolare e dedicarsi solo ed esclusivamente al tricipite. Io continuo, è consigliabile agli uomini, alle donne, a tutti? A tutti, a chiunque. Quindi per farlo in casa la classica bottiglietta d'acqua può andare bene, il peso va è giusto? Benissimo, sì. Magari si effettuano più ripetizioni non avendo a disposizione grossi carichi per la palestra, che si hanno in palestra. E tenendo ben stretto in mano lo stesso manubrio, cambiamo esercizio. Sì, anche in questo caso lavoreremo con il gomito lontano dal corpo, sempre lo stesso gruppo muscolare. Mostraci la perfetta. Che sono i tricipiti. Io ti aiuto a posizionarti, così adesso si va su e si butta fuori col fiato, inspira ed espira, gomito fermo vicino alla testa. Se si hanno difficoltà ci si può aiutare con quest'altra mano tenendo il braccio. Sì, perfetto. Piano, controlla sia la fase eccentrica che concentrica. Il peso va sempre controllato. Anche in questo caso un piccolo manubrio o una bottiglietta dell'acqua. Possiamo cambiare lato. È un esercizio che stanca questo, Antonio. Io mi metto un po' nei vostri panni di chi non è molto allenato come me, quindi va fatto con un giusto dosaggio, sì, di serie. Certo, nel peso, nelle serie, nelle ripetizioni, con i giusti recuperi. È anche un esercizio abbastanza ostico dal punto di vista tecnico, quindi c'è anche un'attenzione particolare che contribuisce ad alterare lo stress dell'esercizio. Allora, noi ringraziamo Antonio Righe. Grazie dalla palestra Redune Fitness è tutto. Noi andiamo ad occuparci di alimentazione con la dottoressa Marina Manieri e poi vi ricordo che oggi c'è anche la nostra rubrica sulla moda. A tra poco. Buongiorno la dottoressa Marina Manieri, oggi abbiamo della frutta, quale miglior alimento da consumare in estate, ne sentiamo proprio il desiderio. E qui al Mar del Plata hanno preparato una serie di frutti, tropicali e non. Allora, quali sono le caratteristiche, dottoressa, della frutta?
Allora, la frutta intanto è ricca di acqua biologica e di vitamine, di sali minerali e quindi anche di antiossidanti, oltre a contenere una buona quantità di fibre che comunque alla fine sono sempre utili. L'unico difetto di questo alimento è che ha una buona quantità di zuccheri al suo interno. Come dobbiamo regolarci quindi per mangiarla? Allora, intanto c'è da dire che la frutta va mangiata, non va esclusa perché contiene zuccheri neanche da chi ha patologie come per esempio il diabete. Il discorso è quello della porzione, quindi è bene consumarne circa mediamente un 200 grammi alla volta, un paio di volte al giorno. Il problema qual è? È che a volte si perde questa misura perché comunque soprattutto col cocomero, che è un sacco invitante e quando se ne taglia una fetta è più o meno così, cioè inizia a diventare una quantità di 600-700 grammi a fetta. Questo potrebbe essere l'unico problema, però se ci si modera come ci hanno fatto appunto in questa porzione che è abbastanza precisa, allora siamo a posto. Quali sono i tipi di frutta che favoriscono la bronzatura? Sì, la frutta ha questa caratteristica e sono quei tipi di frutta che hanno il colore arancione, li riconosciamo da questo banalmente, perché? Perché contengono del beta-carotene che è un precursore della vitamina A che appunto ci porta a una maggiore espressione della colorazione della nostra pelle, quindi essi sono per esempio le albicocche, le pesche, il melone, ma anche fragole e ciliegie ne contengono. Noi ringraziamo la dottoressa Marina Manieri per la lezione di oggi ed andiamo a mangiare la frutta che giustamente abbiamo meritato. E vi ricordo che il mercoledì è il giorno della rubrica sulle tendenze della moda e quindi noi andiamo subito a scoprire quali sono oggi. Da Laura Store per parlare di tendenze della moda estiva. Oggi l'argomento è particolarmente interessante perché parliamo di un marchio eco-sostenibile con Cinzia Perinetti ed Eleonora Guidotti, due giovani imprenditrici che hanno avuto questa idea. Che cosa si intende, Eleonora, per moda eco-sostenibile? L'idea nasce dal fatto che la moda è il terzo settore più inquinante a livello mondiale. Quindi noi proviamo ad essere delle ambasciatrici di questo movimento che ultimamente si sente spesso ed è la rivoluzione contro il fast fashion. Quindi che cosa andiamo a creare? Noi vogliamo creare appunto un brand sartoriale, capi relativamente unici, realizzati con cotone biologico, viscosa ecosostenibile e anche da scarti diciamo di tessuti, quindi cerchiamo di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per esempio qui abbiamo dei bordi, degli elastici realizzati con bordi di tessuto che andrebbe gettato e questi sono tutti i capi. Abbiamo per esempio questa gonna che può essere indossata in diversi modi o come abito o come gonna. Diciamo che il nostro obiettivo e realizzare dei capi belli. Una parte dei tessuti che usate viene dagli scarti di aziende. Sì, sì, perché appunto noi abbiamo la possibilità, siccome tagliamo il capo uno per volta, quindi veramente sono proprio fatti a livello sartoriale, ci permette questo di piazzare i modelli in un certo modo. Quindi se un'azienda per velocità e per altre cose che abbiamo già detto, noi riusciamo a consumare, a sprecare diciamo meno tessuto e riusciamo a ricavare tutti questi capi da sezioni molto minime. Quindi, E la creatività chi la cura? Diciamo entrambe, abbiamo due stili diversi, quindi riusciamo a fare dei capi molto versatili. Possono essere abbinati sia come cerimonia oppure tempo libero, con una sneakers per sdrammatizzare un po', insomma. Il fiore all'occhiello del nostro brand è la gonna Fawil, che è una gonna come la che indosso io e quella che indossa la mia collega, che è molto versatile proprio per permettere alle persone di ridurre sempre di più l'armadio che oramai scoppia, soprattutto di noi donne, e in questo modo appunto anche creare delle capsule collection con pochi capi che le persone possono sfruttare al massimo. Complimenti, complimenti, brave, in bocca al lupo a Eleonora Guidotti e Cinzia Perinetti. Noi concludiamo questa rubrica sulla moda del mercoledì, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, però Buongiorno Fitness continua domani, come sempre, alle 7.50 e alle 8.50. Grazie ad Alberto Capo per le riprese e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Appuntamento a domani. Ciao. Grazie.